L'ondata di caldo che sta attraversando l'Italia dalla fine del mese scorso continua a far registrare temperature molto alte al sud, superiori di circa 4-6 gradi alle medie stagionali, associate ad un tasso di umidità del 70-80%. La Protezione Civile, dopo quelli dei giorni passati, ha emanato un nuovo bollettino in base al quale sul territorio regionale fino al prossimo giovedì 10 agosto potranno verificarsi condizioni di criticità per le ondate di calore. Ecco quello che pensano i napoletani della situazione in città e come affrontano questa rovente estate 2017. Per esempio, acqua a terremoto, diciamo a Napoli. Bere molto, mangiare l'anguria, frutta. Accendere l'aria condizionata in chi ce l'ha, che noi così facciamo. Stanno a 55 gradi a Grazianise, poi a Napoli 42, 43, ventilatore e doccia. E sciacquarsi sempre la faccia, le braccia. Fra 3-4 giorni finisce. Provare comunque sia con i ventilatori o aria condizionata, perché la situazione sicuramente è quasi estrema. Non bere alcol, insomma, cose un attimino più diciamo così a base di verdure e frutta, presumo che sia l'ideale per combattere questa afa che ci sta attanagliando, e speriamo che passi presto.